Fino a qualche tempo fa, consideravamo la Svezia come un paese modello, dove tutto funzionava alla perfezione e dove si poteva vivere con pochissimi rischi per la propria incolumità. Molte persone sono convinte che la situazione nel paese scandinavo sia ancora così. In realtà negli ultimi 10 anni la situazione è notevolmente cambiata, soprattutto lato criminalità. Vediamo perché. La Svezia è diventata il primo paese europeo per numero di morti dovuti alle armi da fuoco, con circa 50 decessi l'anno. La polizia afferma che circolano numerose pistole, granate, esplosivi e persino armi come il Kalashnikov. Gli ex membri di gang svedesi dicono che la nuova generazione di criminali è molto più violenta delle precedenti. Ma come mai la Svezia da paese modello si sta progressivamente trasformando in uno stato criminale? Il principale motivo per questo cambiamento riguarda le politiche migratorie attuate dalla Svezia a partire dal 2010, in cui si è cominciato ad accogliere un gran numero di persone di etnie extraeuropee. Se questo modello di integrazione un tempo aveva successo ed era ammirato da molti, nell'ultimo periodo la situazione è degenerata parecchio e si sono create guerre tra bande, disoccupazione e criminalità. In molti quartieri le bande criminali sono talmente radicate da avere estromesso l'intervento delle forze di polizia. Addirittura delle giovani ucraine intendevano tornare nel proprio paese, perché si sentivano più sicure lì, nonostante la guerra in corso. Come rapporto tra abitanti ed omicidi con armi da fuoco, la Svezia 15 anni fa occupava uno degli ultimi posti nella graduatoria europea. Ora si trova al secondo posto dietro solo alla Croazia. Invece come criminalità in generale rivaleggia con paesi come Moldavia, Bielorussia e Ucraina. Si può sostanzialmente dire, senza passare per razzisti, che gli svedesi in sé non sono persone violente. La criminalità in Svezia è stata portata da un'immigrazione quasi senza controllo voluta dal precedente governo di sinistra, dove sono state accolte persone di varie nazionalità e lasciate probabilmente troppo libere di delinquere. Le bande criminali compiono attentati quasi quotidiani e arrivano persino a piazzare delle bombe in palazzi dove si trovano uffici, in edifici residenziali o in ristoranti, quindi anche in luoghi dove si trovano degli innocenti. Nel 2023 la situazione sembra non migliorare, anzi stanno aumentando i traffici di droga e si stanno usando i bambini per effettuare le consegne. Pare che in Svezia operino circa 40 bande di migranti, che nel corso del 2022 hanno portato al triste record di 63 morti per armi da fuoco. La maggior parte del crimine avviene nei sobborghi di città come Stoccolma, ma si sta estendendo un po' in tutta la Svezia. Buona parte dei criminali sono solo dei ragazzini, che a volte vengono usati da persone più anziane, che intendono arricchirsi illegalmente e non vogliono farsi scoprire. In Svezia, e tuttavia anche in Danimarca, si sta anche respirando un clima di intolleranza e odio religioso, come dimostrano i recenti roghi al Corano, simbolo dell'Islam. Tutto questo è stato addirittura concesso dalle autorità locali. Un altro aspetto negativo recente della Svezia riguarda la sicurezza sul lavoro. Il paese scandinavo, un tempo lodato e ammirato da tutti, si trova al 7° posto nel mondo come numero di morti sul lavoro. Sembra incredibile, ma è davvero così. La Svezia non è più quella nazione modello, quella per cui facevamo dei paragoni con la nostra Italia o con altri paesi. Purtroppo è diventata tristemente una terra dove regnano delinquenza e criminalità. Tornare al periodo glorioso e luminoso di un tempo sarà un processo molto lungo e per nulla semplice.